Dunque, qua siamo nella galleria di Francisco Cordova, che è aperta da 15 anni in Questoriano e Monti. È una galleria che ha, diciamo, una storia un po' particolare, perché nasce in un quartiere dove in genere non ci sono tante esposizioni d'arte, almeno non spazi dedicati agli antiquari, alle gallerie private. Quindi la scelta di creare una galleria dove esporre opere d'arte è effettivamente molto coraggiosa e soprattutto manieristica. Oggi il quartiere è molto cambiato rispetto a 15 anni fa, insomma ci troviamo una galleria proprio qui a Piazzetta degli Zingari, un'altra proprio qui che è nostra di rimpettaglia, probabilmente si trasferiranno anche qui vicino facendoci anche un po' di concorrenza. Comunque sia, è interessante perché poi la galleria rispecchia un po' il percorso che ha fatto Francisco Cordova, che ha avuto appunto questa scelta molto lungimirante, pionieristica, di creare una galleria, e adesso quindi si trova ad aver realizzato una conquista a cui poi sono approdati tutti gli altri. Francisco è un artista che opera in Italia da sempre, da più di 20 anni. Ormai è un italiano naturalizzato, non ha più origini, cioè ha origini costaricense, però ormai fa parte concreta dell'arte italiana, quindi della storia dell'arte italiana, nonché proprio dell'ambiente culturale romano, ecco. Quindi Francisco è legato a Roma, è legato all'arte italiana e, ripeto, è cresciuto molto, la sua arte, diciamo, è cambiata moltissimo, perché se noi vediamo qualche opera, non so, queste sono piuttosto recenti, però diciamo prima di giungere a queste opere, dove ci sono marchi di colore, inserti polimaterici, perché magari all'interno di un quadro non compare semplicemente il pigmento, a volte ci sono anche elementi metallici, corde, pezzi di plastica, di resina che vengono attaccati. Ecco, diciamo, questa qui è un po' l'esito, un po' tardo, quello più recente della sua opera, perché lui inizialmente comincia con lo stilizzare la forma, no? Quindi crea, come dire, prende in considerazione il figurativo, quindi una figura umana, come la possono disegnare i bambini, no? Magari fa una testa che viene rappresentata con un cerchio, una linea verticale che rappresenta il corpo. Qui, attraverso questa linea curva, non fa altro che delineare un profilo, quindi parte dal figurativo, però non lo realizza in forme, come dire, naturalistiche. Quindi noi ci troviamo di fronte a qualcosa che è intelligibile, riusciamo a capire che è un profilo, però in realtà, diciamo, non ha niente di fotografico, non ha niente di realistico, è un'astrazione, appunto, è una stilizzazione, chiamiamola così. E a questa stilizzazione piano piano poi ha aggiunto delle macchie di colore che venivano appunto diffuse ampiamente sulla tela. Quindi tutto questo fa parte, diciamo, ampiamente del bagaglio, del suo bagaglio, della sua ricerca artistica. E ecco, dopodiché la sua arte si è evoluta e abbiamo cominciato a sperimentare tecniche nuove, quindi gli inserti polimaterici, fino ad aggiungere poi all'eliminazione completa, diciamo, del supporto artistico. Comunque sia, l'arte poi per lui non è più un semplice feticcio. Francisco quest'anno partecipa per la seconda volta alla Biennale di Venezia, però partecipa in maniera particolarmente, come dire, non ha rappresentato niente di concreto, nel senso che lui alla Biennale di Venezia è venuto con un'opera di videoarte, un'opera nel quale vengono coniugate poesia, musica, pittura. Quindi diciamo che l'arte, rispetto a quello che poteva essere fino a 50 anni fa, non è più legata all'oggetto. L'arte sa che è anche una performance adesso, anche recitare una poesia con una certa tonalità, un certo ambiente. Quindi questo è, diciamo, il modo con cui si è evoluta l'arte. Per il momento, ecco, ripeto, qui a Roma sono ancora molto legati alla galleria, al quadro,
perché purtroppo le gallerie sono entrate un po' nella logica della civiltà contemporanea, che è legata al capitalismo, all'esigenza di vendere. E quindi ecco, l'artista tende un po' a soccombere all'interno di questo sistema, no? Oggi magari ci sono degli scultori che decidono di non fare sculture o di non realizzare installazioni perché si dedicano alla pittura, ma non perché ad un certo punto sentono l'esigenza di dedicarsi a quest'altro tipo di manifestazione di arte visiva, ma proprio perché la pittura magari si vende più facilmente e quindi a volte gli scopi commerciali vanno un po' ad intaccare la creatività e la voglia di fare arte a prescindere da quello che poi il lucro che si riesce a ricavare. E molti artisti diciamo che lo fanno in maniera molto, quasi provocatoria, no? Cioè io realizzo un'opera che non posso vendere, in questo caso Francisco ha realizzato un video, ha realizzato un'installazione gigantesca, un tunnel che è lungo 12 metri ed è altro più di 3. Quindi cose che nessuno avrebbe in mente di comprare, cioè mi metto il tunnel in giardino con le casse più gli impianti video messi dall'una e dall'altra parte, quindi ecco, opere assolutamente invendibili che sono una perfetta rappresentazione della creatività dell'artista, delle sue idee, della sua poetica, però che nello stesso tempo, proprio perché non si possono vendere, allora sfuggono alla logica del capitalismo e insomma, questo è sinceramente molto incoraggiante, il fatto che l'artista tenti di fare questo appunto comporta che almeno ecco, ci sono ancora dei personaggi che si ricavano delle nicchie in modo da poter contrastare diciamo, la tendenza della società contemporanea, che è quello di produrre soldi, soldi, soldi.